Ben ritrovati, ora sono con la mia famosa camicia da boscaiolo canadese per questo video in cui voglio parlarvi di una scrittrice e di due libri che ho letto nel giro di 3 giorni perché mi hanno proprio presa. La scrittrice in questione è Fred Vargas, o meglio, Fred Vargas, che è lo pseudonimo di Frédéric Audouin Rousseau, la scrittrice francese. Questa scrittrice, che peraltro è una ricercatrice archeozoologica presso il Centro Nazionale Francese delle Ricerche, ha una sorella gemella che si chiama Joëlle Audouin Rousseau. Questa sorella fa la pittrice, appunto, e firma le sue opere con lo pseudonimo Jo Vargas. Vargas era il nome del personaggio della contessa scalza interpretato da Ava Gardner. Quindi Frederick utilizza il cognome di pseudonimo col quale si firma la sorella Joelle e accorcia il suo nome da Frederick a Fred e si firma quindi Fred Vargas. Dopo questa spiegazione un po' incasinata, ma questo è, parliamo di lei. Dunque, innanzitutto Fred Vargas è, come dicevo, una ricercatrice archeozoologica e lavora in questo ambito. Lei si dedica alla scrittura soltanto 21 giorni all'anno. Per meglio dire, in una sua intervista, alla Vargas ha dichiarato che durante il periodo in cui lei fa il suo lavoro, ha queste idee sulle trame, sulle storie da creare. Prende degli appunti, poi durante le 3 settimane di ferie estive butta giù una prima stesura del romanzo. Infatti lei scrive un libro all'anno, scadenza sempre rispettata, un libro all'anno, così. In queste 3 settimane appunto scrive questo romanzo. Il romanzo viene poi sottoposto alla lettura aspramente critica della sorella Joelle e quindi nelle rimanenti giornate delle festività natalizie viene aggiustato, completato e dato alle stampe. Questo fa sì che Fred Vargas abbia una sua vita professionale completamente avulsa da quella della scrittrice, e che però riesca con questa sua scansione del lavoro a produrre ogni anno un romanzo. I suoi romanzi vengono considerati nel genere francese i polar, ossia romanzi in cui ci sono protagonisti poliziotti, polar appunto. Il suo primo romanzo, quello di esordio, che scrisse quasi per scommessa, si intitolava Le Jeux d'amour et de la mort. Le valse il premio Festival de Cognac, che comportava appunto la pubblicazione del romanzo. In seguito ha anche lavorato come sceneggiatrice per delle serie televisive, sempre in ambito poliziesche, per la televisione francese. Personalmente, pur piacendomi come scrittrice, come persona non mi piace molto, visto e considerato che ha scritto un libro, che in Italia non è mai stato pubblicato, in difesa, di Cesare Battisti, non so come definirlo, quel delinquente, che in Italia ha ucciso anche un gioielliere e ne ha fatto finire il figlio paralizzato su una sedia a rotelle, che ha chiesto prima asilo politico in Francia, poi è scappato in Brasile, insomma un losco, losco personaggio. Eppure lei lo ha conosciuto, lo ha frequentato parecchio, tant'è che ha scritto un libro intitolato Ma vérité o La vérité, no, La vérité sur César Battisti, per dirla alla francese. Per questo suo aspetto io lo dico chiaramente, la disprezzo profondamente. Ma si sa che i francesi a volte per fare troppo gli intellettuali,
o fare radical chic, vanno a difendere l'indifendibile, soprattutto se di matrice extraparlamentare di sinistra. Ma sapete bene che io cerco sempre di evitare di addentrarmi nel discorso politico, perché poi... Ma torniamo a Freda Vargas, scrittrice. I romanzi della Vargas, pur essendo romanzi polizieschi, spesso ambientati nella città di Parigi, non hanno il ritmo di un poliziesco vero e proprio. In realtà sono romanzi che hanno anche una vena intimistica. La Vargas ama tratteggiare molto i suoi personaggi, non solo da un punto di vista esteriore, li descrive molto. Ne descrive tratti somatici, indulge veramente, ne crea proprio un ritratto a parole. Ma si addentra anche nello studio della psicologia del personaggio. E i personaggi dei romanzi della Vargas, io ne ho letti solo due per il momento, però lo stile rimane lo stesso. Sono personaggi che vivono di luci e di ombre, molte ombre. I romanzi che ho letto sono i primi due della serie che vedono come protagonista il commissario Jean-Baptiste, oh signore, Jean-Baptiste Adamsberg. Adamsberg è appunto un commissario di polizia che però già esula dal cliché dei commissari di polizia. Lui non è una persona di azione, non è una persona che si muove, che corre, fa. È una persona che si perde nei suoi pensieri. È molto riflessivo. Il suo modo per mettere ordine alle sensazioni che lui stesso dice gli arrivano improvvisamente in mente è quello di camminare. Lui in certi momenti prende, esce dal suo ufficio e inizia a camminare lungo la Senna, proprio per mettere ordine a queste sensazioni che lui percepisce e che spesso lo conducono sulla via della soluzione del caso. È anche vero che queste intuizioni sono di primo acchito avulse dal contesto dell'indagine primaria che lui dovrebbe seguire. Il primo romanzo, L'uomo dei cerchi azzurri, parla appunto di questo. Da improvvisa comparsa per le strade di Parigi di cerchi tracciati con un gessetto azzurro, cerchi che racchiudono di volta in volta una foglia morta, un vecchio giornale, un gatto morto. Eppure Adamsberg intuisce che qualcosa di grosso sta per accadere. Tant'è che dice al suo vice Danglars che vuole essere informato sempre dell'apparizione di questi cerchi e vuole che vengano sempre fotografati. Da qui arriverà la scoperta che una notte in questo cerchio si troverà un cadavere. Non vi sto a raccontare tutto il seguito della storia, ma questa sua intuizione di seguire questa che sembra quasi una mania di uno psicotico innocuo, ossia questo tracciare cerchi azzurri sull'asfalto, rivelerà invece un intrigo estremamente articolato che però Adamsberg con la sua capacità analitica molto particolare, ribadisco molto particolare, riuscirà a risolvere. Adamsberg ha un rapporto estremamente conflittuale con la sua eterna fidanzata Cécile, che lui chiama anche il tesorino, una donna che fugge, che torna, che lo vuole allontanare, che non sa però fare totalmente a meno di Adamsberg. Insomma, c'è questa storia sentimentale di Jean-Baptiste che tra l'altro, pur amando il suo tesorino, non disdegna di accompagnarsi con la qualunque, perché anche leggermente, non dico puttaniero, ma quasi. Insomma, e la storia personale di Adamsberg e Cécile si ritroverà anche negli altri romanzi. Il secondo romanzo della prima trilogia di Jean-Baptiste e Adamsberg è L'uomo al rovescio. Questa storia prende inizio
sulle Alpi francesi c'è una strage continua di pecore perpetrate probabilmente da un lupo. Salta fuori poi la leggenda del lupo mannaro, che si scopre essere lupo mannaro solo, questo dalla descrizione di uno dei pastori, quando una volta ucciso lo si apre dalla gola al pube e dentro si scopre che c'è il pelo del lupo, perché il lupo mannaro, secondo la tradizione loro, è un uomo rovesciato, perché esteriormente glabro, ma nel suo interno ha tutti i peli del lupo mannaro. Insomma, una storia un po' folle. Cécile, che ha lasciato Adamsberg, si trova coinvolta, suo malgrado, in questa vicenda dei lupi mannari, delle stragi di pecore. Adamsberg, invece, è alle prese con una ex tossica che vuole fargli la pelle. E malgrado stia cercando di vivere in maniera molto celata, senza farsi vedere in giro, perché costei lo aspetta sempre con la pistola spianata per fargli la pelle, viene misteriosamente attratto dalla storia di queste stragi di pecore che stanno avvenendo sulle Alpi francesi. La casualità vuole che questo suo interessamento lo veda alla fine coinvolto proprio tramite Cécile nella ricerca di questo cosiddetto lupo mannaro, che sta, oltre che uccidendo le pecore, uccidendo anche delle persone, perché dopo aver sgozzato decine e decine di pecore per i vari ovili delle zone montuose, adesso ha spostato il suo obiettivo anche alle persone. Cosa ci sarà sotto? Si scoprirà leggendo questo nuovo romanzo. Adesso sto leggendo l'ultimo della prima trilogia di Adamsberg, che si intitola Parti presto e non, Parti in fretta, scusate, e non tornare. Molto carino anche questo, mi sta piacendo, sempre misterioso. E sì, è una lettura differente. Non abbiamo di fronte il classico romanzo poliziesco fatto di azione, seguimenti, testimonianze, interrogatori. Abbiamo un poliziesco interiorizzato vuoi per la metodologia ad indagine che segue Adamsberg, che è quella appunto di seguire il suo istinto, di seguire queste sue percezioni, chiamerei quasi extrasensoriali, anche se non lo sono, e arrivare con questi suoi viaggi quasi onirici. Lui a volte sta seduto per ore e con un pezzo di carta appoggiato su una gamba inizia a disegnare, disegna sempre la stessa cosa, disegna delle foglie. È il suo modo per rilassare la mente, per lasciare fluire i pensieri, le idee, le sensazioni, fino ad avere l'illuminazione. Questo suo modo di agire all'inizio ha assolutamente spiazzato il suo vice. Come si chiama? Fatemelo cercare, Danglars. Danglars, che è un uomo di azione, è perplesso all'inizio di questo suo nuovo capo, che parla poco, che si dedica a cose che sembrerebbero nulla c'entrare con il caso che stanno seguendo. Ma alla fine inizia a capirlo e ad ammirarlo. Anzi, quando nel terzo volume, appunto, Parti in fretta e non tornare, troveremo Adamsberg trasferito alla crimini omicidi, sentirsi richiesto dallo stesso Adamsberg come suo vice e seguirlo nel nuovo commissariato, per lui sarà fonte di grande gioia, perché ha imparato a interagire con questo commissario che è l'esatto opposto suo. Adamsberg, pur non essendo bello, è bello, nel senso che i suoi tratti somatici sembrerebbero buttati lì un po' a caso, ma l'insieme di questa quasi accozzaglia ne crea un armonico che fa innamorare veramente. È considerato un bell'uomo. Mentre Danglars è un uomo che, come lui stesso si definisce, è come una candela colata verso il basso. È ingrassato, uno che beve molto,
e alle spalle una storia tragica. Una moglie che lo ha abbandonato con 5 figli, 2 coppie di gemelli e un quinto che non ha nemmeno avuto con lui, ma con uno dei suoi innumerevoli amanti. Ebbene, Danglars si dedica anima e corpo alla crescita di questi 5 bambini e si ammazza di lavori casalinghi, non fa mancare mai nulla a queste 5 creature. E il suo unico sfogo, non essendo avvenente al punto da attirare l'attenzione femminile, è quello di bere birra e vino bianco. I romanzi della Vargas, se li leggete, hanno un ritmo narrativo che a volte fa pensare che le azioni non si svolgano nel tempo presente, ma che si svolgano in una Parigi inizio 1900. Ci sono pochi riferimenti alla tecnologia. È proprio il modo classico, antico dell'investigazione, fatta di deduzioni, di riflessioni, di ore e ore passate a rileggere i verbali per cercare di carpire, anche leggendo attraverso le righe, quel qualcosa che faccia scattare la scintilla e indirizzare le indagini verso la soluzione migliore, ossia quella dell'arresto del colpevole. Fred Vargas, mi sembra che sia pubblicata, scusate, posso controllare, sì, da Einaudi. Ha scritto diversi gialli, ci sono quelli con Jean-Baptiste Adamsberg, sono quelli che sto leggendo. Io poi c'è la trilogia dei tre evangelisti, che sono tre persone particolari che vivono tutte insieme in una casa, ma di questo ve ne parlerò in seguito quando le leggerò e ve ne potrò maggiormente narrare. Con questo spero di avervi dato un consiglio. Fred Vargas, per adesso la serie di Jean-Baptiste Adamsberg, i primi due romanzi sono L'uomo dei cerchi azzurri e L'uomo a rovescio. Terzo della trilogia è Parti in fretta e non tornare, tutti editi da Einaudi, credo reperibili anche in formato ebook. Spero di non essermi dilungata troppo. Un bacione e un arrivederci a presto. Ciao.